Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Che vi devo raccontare? Che vi devo raccontare di questo capitolo 1026? Niente, si picchiano, se faccio partire il loop come ha fatto Angelo, no, per Dio. Bastano già i suoi, ti video in loop. Tutto sommato è un capitolo piacevole, ho visto molti di voi lamentarsi. Beh, giustamente, a vostro punto di vista, ci mancherebbe altro, vi aspettavate di più, vi aspettavate di diversamente, però è un primo capitolo di volume e quindi ci sta che sia un pochino più debole rispetto agli altri. Inizia comunque con la panoramica, come il volume 101, quindi vediamo di nuovo la capitale dei fiori con Onigashima che si avvicina, ma ormai siamo agli sgoccioli, ormai siamo veramente agli sgoccioli. La parte fondamentale l'abbiamo vista comunque in questo capitolo, che è Ruffy cacchio, fa un figurone enorme secondo me, perché comunque con il clash di ambizione del re conquistatore finalmente dimostra coi fatti, con l'ambizione stessa, con il significato vero di ambizione, ciò che lui è, ovvero è a livello di un imperatore. Cioè lui con un clash di ambizione del re conquistatore riesce a bloccare un colpo di Kaido spaccando il cielo. Abbiamo visto Shanks e New Gate, abbiamo visto Big Mom e Kaido, finalmente abbiamo visto anche Ruffy utilizzare questa tecnica al pieno delle forze, spaccando il cielo in due. Tanta roba, sono contentissimo. Lo aspettavamo veramente da tanto tempo, questo momento di clash degli imperatori, e quindi ci sta, sono veramente contento. Anche perché adesso almeno non è più, diciamo, un imperatore solo dal punto di vista mediatico, perché fino adesso lo era perché Morgan ha scritto sul giornale che lui era il quinto imperatore, ma senza effettivamente il fatto compiuto, il fatto che lui possa dimostrarsi alla pari di un avversario chiamato imperatore, era tutto fumo e niente arrosto. Mentre adesso è arrivato proprio al momento in cui, con la sua ambizione, con il suo potere psichico, con la sua volontà di supremazia rispetto agli altri, ha la possibilità di bloccare un colpo caricato ad ambizione di un altro imperatore. Quindi io sono veramente curioso in questo momento di capire quale sarà il livello di scontro con Barba Nera quando arriverà a avere il faccia a faccia con l'altra faccia della medaglia, con il suo rivale eterno, il suo contendente al One Piece, al grande tesoro nascosto in quel di Laugh Tale. Ma poi c'è anche un'altra cosa molto bella in questo capitolo. Avete capito, questo video vi sto esternando un po' di miei pensieri, c'è veramente poco di cui parlare. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è la frase che Ruffy dice a Momonosuke quando ormai il draghetto, ormai dragone, ha morso Kaido. Gli dice: ti rendi conto che hai morso uno dei quattro imperatori? E Momo sul momento rimane stranito, ha gli occhi un po' aperti a palla, dice: ma che cacchio, cioè tu hai morso uno dei quattro imperatori, che cos'altro ora ti potrebbe spaventare? Che altro potrebbe esserci di così spaventoso oltre a questo? Cioè tu hai fatto una cosa veramente incredibile, hai fatto un qualcosa di spaventosissimo, quindi renditi conto Momo che ora d'ora in poi tu puoi fare quello che vuoi, tu sei in grado di fare quello che vuoi, sei arrivato al punto che non devi aver più paura di niente. E Momo lo capisce, si rende conto, e quindi sicuramente ora lui avrà la forza e lo spirito per fermare Onigashima. Non so come, non so quando, non capisco il modo in cui lui possa poi effettivamente riuscire a fermare l'isola, però lo farà, perché ormai non c'è più niente che il dragone rosa non possa fare. Ed è interessante il finale del capitolo in cui appare Orochi, appare di nuovo Orochi da una porta nel castello, perché se voi non lo sapete, ma nel mito lo Yamatan Orochi viene sconfitto da Susanoo, e Susanoo nello sconfiggere questo demone trova la spada Amano Abakiri, e questa spada, guarda caso, è la spada che Oden ha lasciato in consegna al figlio. Quindi abbiamo un Orochi, abbiamo una spada collegata con Orochi, e chiaramente abbiamo anche una persona che ha un conto in sospeso con Orochi. Quindi mi piacerebbe tantissimo che Momonosuke in questo caso riuscisse a fermare Onigashima e poi si confrontasse definitivamente con Orochi. Orochi che si trova davanti non più il bambino, ma si trova davanti un adulto, un nuovo Oden, un Oden ritornato dalla morte. Quindi sono veramente curioso di vedere la reazione
di Orochi in questo caso. Ma come potrebbe andare effettivamente lo scontro tra i due? Dubito fortemente che Momo si macchi le mani di sangue. Lui deve essere il personaggio puro, deve essere il personaggio che non si sporca le mani con il sangue di Orochi. Ma non tanto perché Momo non può uccidere qualcuno, ma perché, io già ve lo dissi tempo fa, è necessario interrompere questo circolo vizioso di vendette interne in quel di Wano. Quindi se un Kozuki arriva a perdonare un Kurozumi per ciò che ha fatto in questi 20 anni, allora ci si aspetterebbe che il Kurozumi perdonasse i Kozuki per ciò che fecero ai Kurozumi tempi addietro. Quindi Momo perdona Orochi per ciò che ha fatto, è superiore, è un uomo, non arriva alle mani, non arriva al sangue, non serve il sangue, serve la pace. Ma Orochi, come Freezer con Goku, se vi ricordate, quando Goku gli dice ok basta, chiudiamola qui, perché ormai Freezer era sconfitto, Freezer non accetta il condono da parte di Goku e lo attacca alle spalle, e Goku si gira e lo uccide, tra virgolette. Ecco, io mi aspetto una cosa del genere, ma che la vendetta finale, eventualmente, il colpo finale, lo dia Iori. Iori che ha dovuto sorbirsi le avance e anche la pena di rimanere al cospetto del carnefice del padre praticamente per 7 anni, dal momento in cui lei è entrata a far parte del giro di Geishe della capitale dei fiori. Quindi questo è ciò che mi aspetto in futuro, che comunque Iori arrivi, consegni la spada al fratello, il fratello condoni, perdoni Kurozumi, il Kurozumi invece non accetti il perdono, attacchi e venga sconfitto definitivamente. Per sua scelta però, è questa la differenza, perché da una parte, cioè, non puoi condannare Goku per aver ucciso Freezer dopo avergli teso la mano, stessa cosa lo puoi fare in questo caso. Quindi mi aspetto anche una crescita per Momonosuke dal punto di vista proprio personale, come persona, come uomo. Va bene che è cresciuto di corpo, lui ha comunque la testa di un bambino di 8 anni, ma mi aspetto in quel preciso momento anche una crescita dal punto di vista psicologico. Detto ciò, ragazzi, penso di aver sprolochiato abbastanza anche per oggi. Avrei voluto parlarvi d'altro, avrei voluto parlarvi di qualcosa di più interessante, come di solito cerco di fare nei miei video, ma il capitolo di oggi, appunto, non lascia spazio a interpretazioni, previsioni e viaggi nello spazio. Quindi restiamo coi piedi per terra e vi racconto quello che posso, insomma. Mi rimetto voi, ditemi voi cosa ne pensate di questo capitolo a questo punto, visto che il punto focale è: vi è piaciuto o no? A me è piaciuto, magari a voi no. Ditemi perché, per come, per quando, così facciamo quattro chiacchiere e passiamo anche questo weekend raccontandoci un po' le proprie impressioni. Io vi invito a seguirci sugli altri social, qui sotto nel info box ci sono tutti i link. Il gruppo Telegram è importante perché vi arrivano le notifiche dei nostri video, delle live, di tutto ciò che succede. Se volete abbonarvi al canale YouTube, io vi aspetto nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati YouTube. E basta, vi lascio andare, divertitevi e fate i bravi, e ci vediamo chiaramente domenica alle 18 per la Fatal Four Reading, dove leggeremo la traduzione infernale del Mala. Ciao a tutti.